Sono tornati ieri Pietro Marcucci e Gianluca Cantiani, due fanesi appassionati di montagna che si trovavano in Nepal nel momento delle violente scosse di terremoto di magnitudo 7.9 che hanno colpito il paese il 25 aprile scorso, un sisma che ha causato oltre 7.500 morti e più di 4.500 feriti. I due amici di 48 e 50 anni sono rientrati ieri pomeriggio in città, anticipando il loro ritorno previsto per il 10 maggio. Quando siete rientrati in Italia? Ieri pomeriggio siamo tornati, siamo qui sani e salvi. C'è stata una grande collaborazione della Farnesina. Sì, diciamo che in mezza giornata ci hanno rispedito in Italia. E come vi siete trovati là? Lo avete sentito il terremoto? Sì, è stato abbastanza accentuato, siamo fuggiti in strada, ma dovevamo noi, che erano dei villaggi abbastanza isolati, diciamo, non ho visto né feriti né vittime e le case, diciamo, sono rimaste integre. Che situazione invece avete trovato negli altri villaggi? In un secondo villaggio le case erano devastate, erano cascate, però la gente era tranquilla, serena, pronta a continuare la vita di tutti i giorni. Credete sia stato creato un allarmismo? Premetto, il terremoto c'è stato, è stato forte, ha causato molte vittime, però diciamo che Kathmandu è integra per l'80% e perciò la vita scorre avanti e non è questa città bombardata che voi e io pure immaginavamo che di trovare. Invito a chi ha prenotato o aveva prenotato di andare, perché questo, diciamo, allarmismo ha fatto fuggire molta gente e molti rinunceranno. E questo popolo del paese, che già è povero di suo, diciamo, vive del trekking, di questo tipo di turismo. E se la gente fugge c'è, diciamo, un guaio doppio, c'è praticamente un altro indotto che non gli viene a mancare. Avevate solo la radio per avere notizie, eravate, diciamo così, scollegati dal resto del mondo? Allora, cioè, praticamente c'erano questi lodge che avevano dei telefoni satellitari, ma il problema, la prima scossa è stata che tutti volevano chiamare a casa e le linee erano intasate, anche quelle locali, figuriamoci quelle internazionali. Invece televisioni, non riuscivate a guardare nulla, a guardare notizie, telegiornali? Niente, avevamo solo delle traduzioni dalla radio dei nostri referenti. Quando siete rientrati, immagino una grande festa. Ma tranquilli, già ne avevamo, insomma, rasserenati tutto quanto. Chiaro, poi su Facebook, chi passa qui davanti, ci ha fatto prendere un grande spavento, paghi da bere, insomma, battute così, insomma, dai, sporadiche. Comunque, mi è sempre fatto piacere avere questo affetto intorno a me. Già al lavoro, si ricomincia. Sì, siamo qua, pronti a cominciare e pronti a riprendere gli allenamenti perché poi non è che finisce qui. Ecco, infatti specifichiamo, non volevate scalare l'Everest, qual era la vostra intenzione? No, noi con un trekking di avvicinamento, perché prima di tutto ti devi acclimatare per arrivare a quelle quote, volevo fare un'altra cima, il Merapik, e non l'Everest, che richiede molto più tempo, circa 2 mesi. E poi tanti, tanti, tanti più soldi per avere, diciamo, i permessi per salirlo e tutto quello che sta intorno. Gianluca invece dove lo troviamo? Dov'è questa mattina? Che cosa sta facendo? Penso che sia ancora noi, perché siamo rientrati una settimana prima, e penso che sia a casa a sistemare le cose. Lui lavora lì, sono in comune, però credo che ancora sfrutti questa settimana di ferie per rilassarsi. Vi ritenete fortunati? Allora, diciamo di sì, perché poi sono morti altri ragazzi come noi che piace la montagna e purtroppo si sono trovati nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Noi fortunatamente non è stato così e siamo qui a raccontarlo.